Anche Rimini, il progetto denominato Periferie Sicure del Ministero dell'Interno, il bilancio dell'operazione coordinata dalla Prefettura ha visto in una settimana impegnati sul territorio 164 agenti della Polizia di Stato, 363 carabinieri, 43 agenti della Guardia di Finanza e 16 agenti di Polizia Municipale che hanno pattugliato la città. Secondo la nota diffusa alla Prefettura, i risultati hanno visto 1.893 persone controllate, 67 denunce e 28 gli arrestati. Numeri, come spiegano l'Ufficio Territoriale del governo, che da soli rivelano i risultati, conseguenza dell'impegno e che sottendono ulteriori interessanti obiettivi conseguiti, a partire da quelli relativi all'attuazione della recente norma comunemente conosciuta come DASP urbano. A questi numeri si aggiungono 12 rimpatri con foglio di via obbligatorio e 5 avvisi orali. Allo stesso tempo, spiegano, non sono mancati controlli ad attività ed esercizi commerciali che hanno generato anch'essi dati di sicuro interesse derivanti da attività di verifica effettuate presso strutture ricettive come bar, sale da gioco, locali di divertimento. I numeri parlano di 105 esercizi controllati, 27 provvedimenti adottati e 34 sequestri effettuati. Anche sul fronte dell'immigrazione, per quello che attiene ai provvedimenti amministrativi, sono state 17 le persone espulse nel periodo di attuazione dell'operazione. Dati, conclude la nota della prefettura, che rappresentano un'estrema sintesi di un'attività delle forze di polizia che in un territorio come quello riminese, caratterizzato da una peculiare nota vocazione turistica che si estende oltre la classica stagione balneare, deve esercitarsi in modo composito e attrezzarsi per obiettivi diversificati.